Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me, come sempre, dal grande Pacca, Marco Paccagnella. Buonasera Marco. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, bentrovato. Sono agli arresti domiciliari, no, scherzo. Infatti sono purtroppo stasera in quarantena. Stasera non sei in studio con noi perché sei in quarantena per Covid. La prima domanda quindi è doverosa: come stai? Fortunatamente mi ha preso in maniera molto lieve, quindi ho fatto solo una settimanella di febbre a 38,5-39, però ho le spalle grosse e l'erba cattiva non muore mai, e quindi siamo qua, pronti e carichi per fare una bella puntata anche da casa. Hai il fisico, insomma, hai il fisico, bene, mi fa piacere. Dico una parola grossa, però ci facciamo quel che si può. No, ti sento bello carico e pimpante come al solito, quindi vuol dire che il peggio è passato e quindi ti aspettiamo. Probabilmente veramente sono i farmaci che fanno degli effetti da svarianamento, allora sai, sei carico per quello. E chiaramente ti aspettiamo in studio per la prossima puntata. Volentieri, questa sera comunque vedo l'ora. Riusciremo a farla anche a distanza, anche perché questa sera tornano a trovarci gli amici della Winners Rally Team ed è un vero piacere riaverli con noi a Driver TV. Un team nato nel 2011 e dal 2011 diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo delle corse automobilistiche. Tantissimi sono i piloti seguiti dalla WRT in svariati rami e categorie del mondo dell'automobilismo. Questa sera ci hanno portato un giovanissimo pilota che si appresta ad affrontare il CIR, il campionato italiano junior, Rally Junior 2021, che ricordo è partito proprio lo scorso weekend con il Rally del Ciocco. Il prossimo appuntamento sarà il 10 aprile con Sanremo, 7 maggio Targa Florio, 25 giugno Rally di San Marino, 23 luglio appuntamento a Roma con Roma Città Capitale, continueremo il 3 settembre col Mille Miglia, l'8 ottobre ci vedrà al Rally Due Valli per poi chiudersi il 5 novembre al Liburna Terra. Queste sono le 8 gare avvincenti di questo nuovo CIR 2021, che vedranno tra i protagonisti il campione italiano Rally nella categoria R1 in carica. A Driver c'è Davide Porta. Buonasera Davide. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Ciao Davide. E benvenuto a Driver TV. Grazie Ciao. Per esserti collegato con noi. Ovviamente questa sera gli ospiti sono collegati perché sappiamo tutti che il periodo ci impone di nuovo il colore rosso e quindi Driver non si ferma, ma gli ospiti di questa sera sono a distanza. Vado a presentare anche gli altri ospiti collegati con noi. Nella scorsa stagione a navigare Davide e a diventare con lui campione italiano rally nella categoria R1 c'era Andrea Segir. Buonasera Andrea. Ciao, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Benvenuto a Driver. Ciao, grazie anche a te per esserti collegato con noi. Grazie. A portare, anche se collegati a Driver TV, questo equipaggio campione appunto nella categoria R1, ci ha pensato il responsabile della Winners Rally Team in collegamento con noi, torna a Driver ad un piacere, Roberto Antonucci. Buonasera Ciao, Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Roberto, buonasera. Ciao Roberto, buonasera. Ciao. Grazie. È passato un anno, Eh sì, è da un annetto che non ci vediamo. Ti vedo buio, sei in discoteca visto che non si adesso, può ballare tu a casa tua. Adesso non mi inquadrano accendo lampione. Allora, le cose da dire sono tantissime perché chiaramente dovremo parlare del CIR, perché Davide e Andrea si apprestano a cominciarlo in quel CIR 2021. Parleremo anche e soprattutto della loro stagione, della stagione che hanno passato l'anno scorso, che li ha visti appunto trionfare nella categoria R1. La prima domanda però la voglio fare a Roberto, perché la WRT mette un nuovo trofeo in bacheca, perché voi, oltre a seguire piloti affermati, credete sempre e comunque anche nei giovanissimi. Ma sicuramente in Italia ci sono tanti giovani validi, purtroppo la difficoltà che in tanti trovano in questi anni sono ovviamente i budget, le risorse che permettono di ottenere dei buoni risultati, soprattutto facendo delle gare importanti e delle gare lunghe, perché sappiamo che all'estero, per esempio, ci sono gare veramente lunghe, in Italia un po' meno, si corre prevalentemente sull'asfalto, anche se adesso qualcuno sta iniziando a dire che la cosa importante è quella di andare sulla terra, perché comunque a livello poi europeo, nonché mondiale, il 90% delle gare sono su terra o comunque su terreni misti, e con Davide, che poi è giovanissimo,
diciamo che puntiamo tanto su di lui perché oltre alle qualità, oltre alla famiglia che gli sta vicino e gli permette ovviamente di correre, cerchiamo di ottenere dei buoni risultati. Quest'anno sicuramente con un anno di esperienza in più, è servito molto l'anno scorso, vediamo di conquistare qualche altro buon risultato e poi dopo, sai, ovviamente durante la stagione bisogna fare passo passo. Adesso lui inizierà con Sanremo e quindi vediamo di cominciare a portare a casa qualche punto a Sanremo e poi vediamo con il proseguo della stagione. Ovviamente ha un ragazzo vicino che è più grande di lui, ha una buona esperienza e sicuramente soprattutto per dei piloti giovani come Davide, avere al fianco un navigatore che lo consiglia, oltre al fatto di essere bravo, che quella è la condizione base per cui uno deve fare il navigatore di un pilota veloce, ha anche funzione di stargli vicino, di farlo crescere. Perché comunque abbiamo visto con esempi che adesso uno può dire, vabbè, ma quelli sono dei ragazzi che corrono già nel mondiale. Comunque piloti come Kalle Rovanperä adesso ha un navigatore giovane vicino, però quando correva qua in Italia 2 o 3 anni fa aveva il navigatore di suo papà. Quindi una persona ovviamente di un'altra età, ma che lo ha aiutato tantissimo nella crescita. E Un'altra un sacco di esperienza piloti anche. giovani. Sì, e l'esperienza, oltre che l'esperienza in gara, proprio il fatto di esperienza a livello umano, no? È ovvio che un ragazzo Certo. di 30 anni, piuttosto che di 40, o un adulto di 40, di 50 anni, hanno un'esperienza di vita che un ragazzo di 21 anni non può avere. E in certe situazioni, secondo me, avere un navigatore per un ragazzino giovane come Davide e come tanti altri, è sicuramente un aiuto e lo fa crescere, tra virgolette, prima, no? Cioè accelera quelle fasi che magari in alcuni momenti uno si può trovare, non so, con un po' di sconforto perché fai un errore, vedi che il risultato non viene. Se di fianco hai una Oppure persona, anche, sai, la goliardia della gioventù, no? Due ragazzi proprio giovani, quello è fuori è di più dubbio, facile quello è fuori fare, di dubbio. tra Cioè, virgolette, cazzate, no? Per cui avere no, una persona infatti, di devi avere. fianco che ti guida è molto importante. Devi avere qualcuno di fianco che ha la tua stessa età per certe cose e ha la sua età per altre. E il mix totale poi permette al pilota giovane di galoppare di più, di crescere prima, di far poi meno errori e di trovare quelle sfumature che poi gli servono per ottenere i risultati, che poi alla fine è quello che conta. Quindi sicuramente Andrea è la persona ideale per Davide perché infatti anche quest'anno corrono insieme, spero che continuino per tanti anni perché vuol dire che il loro rapporto, anche perché poi in macchina comunque non è solo il fatto di pilota e navigatore, cioè si sta insieme delle giornate, delle ore in macchina, in albergo, eccetera, quindi c'è bisogno di affiatamento e più uno sta insieme e più si va forte, tant'è che poi i grandi piloti hanno i navigatori per 30 anni, quindi vuol dire che ha Esatto. qualcosa anche questa sfumatura della corsa e della gara serve. E allora Davide, vogliamo venire da te perché prima di cominciare a presentare la stagione 2021, quindi il CIR, appunto Roberto ci ha svelato, ma l'abbiamo detto nel cappello introduttivo che quest'anno sarà appunto CIR. La scorsa stagione ti sei portato a casa un bel titolo nella categoria R1, era praticamente la prima stagione, le prime gare rally su strada, perché ne avevi fatte quattro se non sbaglio su pista, è stata la prima vera esperienza e quindi è andata molto bene. Direi che sei partito con il piede giusto, in questo caso con la ruota giusta. Raccontaci un po' appunto la stagione 2020. Sì, hai detto bene, è partita diciamo bene, però c'era ancora tanto da migliorare. Grazie al mio istruttore Sandro Sottile e comunque al mio naviga Andrea Segir, mi hanno aiutato veramente tanto a fare esperienza, a lavorare con la macchina, con l'assetto, con le gomme. E sono veramente contento come è finita la stagione. Anche perché dico bene, tu avevi fatto solamente dei rally su pista fino alla stagione dello scorso anno. Sì, essendo ancora minorenne, non avendo la patente, allora parlando con papà abbiamo detto cosa facciamo? E papà mi fa andiamo a correre in pista, almeno conosci la macchina, ti eserciti. E infatti ha detto le parole giuste perché è iniziata veramente bene la stagione.
Ed è finita bene. Ed è finita ancora meglio, esattamente, lo stavo dicendo Meglio. io. Andiamo, allora, sei gare, raccontacele un po'. Qual è stata la gara che ti ha messo un po' più in difficoltà, dove hai fatto un po' più fatica, e quella invece dove sei riuscito meglio, insomma, a portare la macchina al termine della gara? E soprattutto quando hai cominciato a capire che il titolo nella categoria R1 poteva veramente arrivare? Allora, dove mi sono trovato un po' non a mio agio, è stato a Roma Capitale, comunque era la prima gara e giustamente prima gara triboli veramente tanto, però abbiamo fatto anche, cioè, ho fatto anche un errore, siamo usciti fuori di strada, però ce la siamo cavata. Anche un grazie ai meccanici che hanno sistemato subito la macchina durante la notte, per poi la domenica che dovevo ripartire. Invece la gara più bella è stata talmente bella che da lì ho capito che forse c'era una probabilità di vincere il campionato, è stato al Due Valli, che è stata una gara che veramente mi è piaciuta, È veramente stata anche bella. molto impegnativa per le condizioni meteo, se non ricordo male. Sì, molto impegnativa. Però avevo un feeling con la macchina che non so come mai, ma mi ha proprio invogliato a spingere. E quindi lì hai cominciato a capire che il titolo stava per arrivare, tanto è vero che poi al Tusca, nell'ultima gara, anche se non si dice mai nelle gare, avete un attimino, come posso dire, alzato il piede e gestito il vantaggio, dico bene? Sì, hai detto bene. Allora, devo dire la verità. Alla partenza ho spinto perché comunque gli altri avversari attaccavano, quindi pure io dovevo attaccare. Però poi più o meno a metà gara, quando ho capito che potevo farcela benissimo anche alzando, come hai detto bene, il piede, allora le ultime prove ho alzato un po' di più il piede e non ho rischiato per arrivare alla fine. Fondamentale, portare a casa il titolo. Fondamentale, e poi anche il discorso di maturità, nel senso che alla prima stagione avere un titolo a portata di mano, uno se lo deve amministrare al meglio delle proprie possibilità, quindi per evitare qualsiasi tipo di errore e arrivare al risultato. Sì, è stata veramente una bellissima soddisfazione. Primo anno, già prima vittoria, quindi sono veramente contento. Anche la fortuna ci ha aiutato. Sicuramente la Anche fortuna quella serve, influisce. ma credo che sia più il talento. Tu sei un classe 2001, quindi sei giovanissimo. Direi che partire alla prima stagione e portare già a casa un titolo è tanta roba. Noi ci dobbiamo fermare perché, come diciamo sempre, anche noi a Driver corriamo contro il tempo. Quindi fermi sul divano con le cinture di sicurezza allacciate. Torniamo fra un minuto con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57, oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nozze 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnica. Da oltre 30 anni FC Tecnoimpianti progetta, realizza, installa ed effettua manutenzioni di impianti tecnologici ad alte prestazioni su tutto il territorio nazionale. Grazie all'esperienza pluriennale, è in grado di fornire a tutti i suoi clienti un servizio a 360 gradi ed un'assistenza H24. FC è in grado di gestire ogni tipo di urgenza anche da remoto, così da poter risolvere qualsiasi richiesta di intervento nel minor tempo possibile. FC Tecnoimpianti, il futuro è già qui, fallo tuo. Di nuovo in diretta con Driver TV, nel primo blocco abbiamo conosciuto, abbiamo cominciato a parlare con Davide Porta, giovanissimo pilota che ha vinto la scorsa stagione il campionato italiano rally nella categoria R1. Come giustamente diceva Roberto,
Roberto Antonucci della VRT, all'inizio della nostra trasmissione di questa sera. A navigare Davide c'era non un giovanissimo, in realtà è già 20 anni che corre, se non sbaglio avete compiuto gli anni nello stesso giorno, l'8 settembre tutte e due. Solo che Davide è del 2001, sì. Tu hai cominciato a correre invece nel 2001, dico bene Andrea? Sì, esatto, io sono dell'81 e la prima gara l'ho fatta a luglio del 2001. Prima che nascesse Davide. Esatto, proprio nell'anno in cui è nato Davide. Roberto diceva dell'importanza di avere appunto per un giovane pilota come Davide accanto una persona di esperienza. Sono ormai 20 anni, anzi quest'anno forse, se non vado errato, festeggi proprio i 20 anni in macchina. E quanto è stato difficile fargli imparare, diciamo così, l'astuzia e fargli capire che i campionati si vincono non vincendo tutte le prove speciali, ma alzando qualche volta il piede e portando a casa un punto alla volta. Guarda, dici bene, parto proprio da questo, perché una proprio delle prime parole, delle prime frasi che ho detto a Davide, ho detto: tieni sempre a mente che i conti si fanno a fine stagione e la gente poi si ricorda di chi vince i campionati e non di chi fa gli exploit prova per prova. E quindi insomma questa è stata un po' la nostra filosofia stagione, e vi assicuro che farlo capire e poi metterlo in pratica a un ragazzo così giovane non è così immediato, però mi ha dato grandi soddisfazioni perché è stato veramente bravo e perché ha veramente seguito la lettera, non le mie indicazioni ma i miei consigli. E poi nel corso della stagione, chilometro dopo chilometro, ho proprio visto, notato una sua maturità e quindi diciamo il mio ruolo poi nel corso della stagione è andato un po' a cambiare, perché lo potevo lasciare sempre più libero di gestire le gare come riteneva giusto, e chiaramente sempre con un occhio di riguardo. E vi assicuro che l'ultima gara, come diceva Davide, l'ultima gara al Tuscan, è stato veramente bravo a autogestirsi e, per concretizzare il risultato, cosa che vi assicuro che non è scontata, perché la voglia di spingere, di cercare sempre il risultato è forte, però l'importanza di vincere un campionato deve prevalere, quindi è stato veramente bravo in questo. Anche perché l'obiettivo principale, al di là della vittoria del campionato che poi è arrivato e quindi tanto di cappello per questa vittoria, era cercare di fargli fare più chilometri possibili la scorsa stagione, per fargli fare più esperienza possibile. Sì, esatto. Io, in accordo anche con Sandro, che ci ha seguito per tutta la stagione, Sandro Sottile, io insomma un po' sfruttando la mia esperienza delle gare, ho sempre cercato di, come dicevo, di tenerlo fuori dai guai, ecco. E quindi conoscendo un po' le insidie delle varie gare, conoscendo un po' le insidie un po' di tutte le gare, insomma cercavo di stare veramente lontano dai guai, e direi che ha funzionato come strategia. Grande, direi proprio di sì. Vai Pacca, se stavi... Però direi proprio di sì, anche perché insomma le insidie e i trabocchetti nelle varie gare disputate sono tantissimi, quindi riuscire a trovare sempre la chiave di volta per permettere di arrivare in fondo e portare a casa piccoli punti che poi alla fine hanno portato alla vittoria del campionato è determinante. Assolutamente, anche perché Davide insomma era, ma in parte lo è ancora, un libro bianco, dove bisognava veramente scrivere tutte le nozioni del rally. Quindi sia io che Sandro, ripeto, abbiamo cercato di passargli le nozioni nella migliore maniera possibile, ecco, in modo da passargli proprio le basi più corrette, che poi spero che gli potranno servire per sempre nella sua carriera, ecco. Beh, avevi una grandissima, o meglio, ti hanno dato una grandissima responsabilità, perché papà Paolo te l'ha messo in mano, in macchina, e ti ha dato carta bianca, insomma. Quindi credo che sì, con Paolo un ottimo rapporto, e abbiamo parlato molto tempo, gli ho spiegato, noi non ci conoscevamo personalmente, però gli ho spiegato com'era il mio approccio alle gare. E lui ha sposato in pieno il mio pensiero, la mia filosofia, si è fidato completamente di come volevo, tra virgolette, lavorare, del mio metodo di lavoro,
Chiaro, all'inizio Davide lo trattavo veramente come se fosse stato mio fratellino, quindi controllavo che chiudesse bene le cinture, che il collare ANSI fosse messo a posto. Tutto quanto, perché insomma ritenevo giusto così. Poi col passare delle gare chiaramente insomma non c'è stato più bisogno di seguirle in maniera così serrata, però diciamo che ancora adesso un occhio di controllo lo faccio prima della partenza della prova, ecco. E io non sono mai abbastanza i controlli. Giustamente la nave scuola è la nuova scuola. E allora Andrea, anche a te la stessa domanda che ho fatto a Davide, qual è stata la gara in cui vi siete trovati meglio, perché comunque era la prima stagione in cui correvate insieme, e quella invece dove magari avete fatto un po' più di fatica? Ma guarda, concordo con quello che ha detto Davide. Sicuramente iniziare con Roma non è stato molto facile, ma più che altro perché eravamo appena usciti da un periodo di mesi di lockdown, dove veramente eravamo tutti, insomma, siamo stati tutti reclusi. E incominciare con una gara di europeo da 200 km di speciale su due tappe nel caldo del Lazio di luglio, anche a livello fisico e mentale, non è stato facile, insomma. Quindi gestire l'energia anche per 2 giorni e soprattutto anche farle gestire a lui è stato parecchio complicato. E ricordiamoci poi che Roma è una gara veramente difficile anche a livello tecnico, quindi debuttare con una gara del genere ha richiesto veramente molta, molta energia da parte nostra. Devo dire che sicuramente invece la gara che più ci ha regalato soddisfazioni, anche se non abbiamo vinto la classe, è stato veramente il Due Valli, perché le condizioni erano veramente complicate, il fondo era molto molto viscido. Vi dico solo come aneddoto che gli stessi tecnici della Michelin ci consigliavano di usare le gomme Ain nonostante non piovesse, dalla quantità di fango che c'era sulle strade, quindi per rendervi l'idea, ecco. E lì ho proprio scattata la molla, che ho proprio visto Davide prendere confidenza con la macchina, avere una particolare sensibilità sui fondi viscidi, e questo mi ha fatto veramente piacere, ecco. E ho proprio visto che ha fatto uno step evolutivo a livello di tecnica di guida. E allora Davide, torno da te e dopo le belle parole di Andrea ci aspettiamo un 2021 all'altezza della situazione, visto che il 2020 è andato molto bene, vi state preparando per il CIR Junior. Come ti stai preparando? Raccontaci un attimino e partirete, se non sbaglio, il 10 aprile al Rally Sanremo, quella è la prima gara del Rally del CIR Junior. Sì, hai detto bene, speriamo che vada come l'anno scorso, però c'è tanto da migliorare, da lavorare, anche comunque non sembra, ma personalmente sto andando ora con sto lockdown che è rientrato, però comunque già dalla scorsa settimana andavo a correre, un po' di palestra che ce l'ho a casa, però non è come prima. Però vedo che hai il sedile, seduto sul sedile proprio per non perdere l'abitudine, quindi ti stai preparando nella maniera giusta. E quindi solo questo, stai facendo preparazione fisica, chiaramente, prove su qualche prova prima dell'inizio del campionato, zero niente, o riuscirai a fare qualche chilometro? No, stiamo aspettando la risposta dall'ACI, che faranno dei test autorizzati per provare prima del Sanremo la macchina da corsa, la Ford Fiesta. Invece io come allenamento mi sono allenato quest'inverno, che ho fatto un po' di corsi sul ghiaccio con il mio istruttore Sandro Sottile, e nulla, per ora aspettiamo che ci aggiornano per questi test collettivi. Hai fatto anche una gara poco tempo fa con la 208 Rally 4 di Roger Tunin, se non sbaglio, che tutto sommato hai debuttato con questa macchina che non avevi mai utilizzato. Sì, come macchina veramente bella, tanta potenza, però c'era tanto da migliorare. Il mattino è partito un po' male perché mi trovavo male con il leva, con il freno a mano, però pian piano che è andato avanti nelle prove sono riuscito sempre di più a migliorare, a ascoltare i consigli di Andrea e Sandro,
e comunque alla fine abbiamo fatto secondi di classe, quindi possiamo dire che, cioè scusatemi, secondi di under 25 e terzi di classe, quindi posso dire che non è andata malissimo come debutto E per essere al sulla debutto con 108 una in macchina moto. nuova, esatto, debuttare su una vettura nuova di ultima generazione, perché queste macchine qua sono proprio di ultimissima generazione, e riuscire già a iniziare a sfruttarla non è facile. Poi anche le condizioni della prova speciale, con asfalto freddo, periodo diciamo ancora invernale, diciamo non ti dà una sicurezza di stabilità di gomma così. Quindi, come diceva Andrea, tu hai una buona sensibilità di guida su fondi a bassa aderenza, visto che hai lavorato sul ghiaccio. Sì, infatti sullo sporco, sui tagli e del rally è la cosa che mi piace di più, dove entro convinto, mi piace guidare, quindi hai detto bene. Quasi tutte le gare del campionato del 2021 non le conosci, non le hai mai corse. Ti stai preparando, studiando qualche camera car, stai guardando qualche cosa, oppure arriverai lì e prenderai le note e pronti via, come fanno quelli veri, insomma. Ma devo dire la verità, i video delle prove speciali le stavo guardando proprio l'altro ieri, che su Railink le avevano messe, quindi un'occhiatina gliel'ho data, però sicuramente dal vivo è tutta un'altra cosa. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi ancora più difficoltà, ancora di più in bocca al lupo per questa stagione 2021. Noi, come al solito, a driver Grazie mille, sempre. Crepi. Come al solito, dobbiamo andare di corsa. Il timer dice zero, quindi fermi sul divano perché continuiamo a parlare con i nostri ragazzi nel terzo blocco. Torniamo fra un minuto, fermi con le cinture di sicurezza allacciati. Driver TV torna fra un minuto. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotechnicar la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57, oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotechnicar. Passione e qualità ti aspettano da Autotechnicar. Da oltre 30 anni FC Tecnoimpianti progetta, realizza, installa ed effettua manutenzione di impianti tecnologici ad alte prestazioni su tutto il territorio nazionale. Grazie all'esperienza pluriennale, è in grado di fornire a tutti i suoi clienti un servizio a 360 gradi ed un'assistenza H24. FC è in grado di gestire ogni tipo di urgenza anche da remoto, così da poter risolvere qualsiasi richiesta di intervento nel minor tempo possibile. FC Tecnoimpianti, il futuro è già qui, fallo tuo. Di nuovo in diretta con Driver TV, Davide ci ha cominciato a raccontare come si sta preparando per il campionato, il CIR Junior 2021. Le stesse domande, anzi anche qualcosina in più, le voglio chiedere ad Andrea. Come state preparando la stagione 2021? Sicuramente intanto bisogna prepararsi a livello mentale perché ci aspetta un campionato sicuramente difficile. Noi siamo felicissimi di poter sfruttare questa occasione che ci ha dato l'ACT Team Italia di partecipare al campionato junior, però sappiamo che saremo vittoria. Usiamo tutte macchine uguali, tutte delle Fiesta Rally 4, quindi il pilota farà veramente la differenza. Le gare saranno sicuramente impegnative, ricordiamoci che dobbiamo anche andare a fare una gara del Mondiale in Sardegna sulla terra, quindi insomma bisogna sfruttare bene tutte le gare, portare a casa più punti possibile in ogni singola gara. Tra l'altro quest'anno c'è anche la novità della Power Stage che assegna punti extra, quindi anche questo sarà un aspetto da non sottovalutare, perché a fine anno, quando si tireranno le somme, 3 punti in più o 3 punti in meno potrebbero fare la differenza. Assolutamente.
E allora ti chiedo, visto che l'hai vissuto da vicino nella scorsa stagione, qual è secondo te l'arma in più di Davide, quella cosa che ha in più che gli potrebbe permettere di fare degli ottimi risultati, e dove magari invece ancora deve un po' migliorare? Così almeno visto che ti ascolta, capisce già cosa deve Ma fare. probabilmente già lo sa, sicuramente bisogna partire in maniera più decisa, perché magari partiamo sempre un pochino a rilento nelle prime prove, ci vuole un attimo a carburare, invece bisogna partire subito un po' più convinti delle proprie possibilità. Ma questo insomma qui ci si può lavorare tranquillamente. Sono fiducioso perché ancora con l'ultima gara che abbiamo fatto alla Ronda del Canavese, l'ho visto molto, molto deciso, molto convinto e sicuramente adesso ha una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, ecco. Detto ciò, sicuramente sappiamo che non sarà una stagione facile. Però è giusto provarci, è giusto fare uno step in più e crescere perché, come si dice, sedersi sugli allori non serve a niente, non porta da nessuna parte, ecco. Assolutamente, quello è fondamentale. Però potrebbe stupirci perché già ti ha stupito stasera davanti alle nostre telecamere perché dicevi all'inizio non pensavi di vederlo così sciolto, quindi potrebbe essere un'annata in cui ti darà altre belle soddisfazioni. Lo Allora, spero. Ne sono certo. prima di tornare a parlare di voi due, perché a Driver TV nel terzo blocco cerchiamo di conoscere anche un po' di più la vostra storia, quindi se avete qualche aneddoto carino da raccontarci, ben volentieri. Voglio tornare un attimo da Roberto, perché i minuti sono pochi, però so che hai tante cose da dirci per la VRT, programmi e progetti per il 2021. Lascio a te la parola. Allora, oltre ad Andrea e a Davide che appunto fanno il junior nel CIR, ci sono i Vampire con Marco Pollicino che faranno il CIR due ruote motrici partendo anche loro da Sanremo e poi posso già dire che saremo in trasmissione tra 15 giorni appunto con Ivan e con Marco che spiegheranno un pochettino il loro programma. Poi abbiamo Jordan Brocchi che farà delle gare di Coppa Italia, presumo zona Piemonte e Lombardia. Malvasio che fa alcune gare del campionato italiano velocità turismo, inizia dalla salita del Costo con una mini domenica prossima con una mini Racing Start Plus e poi man mano abbiamo avuto per esempio a Monte Carlo Alain Cittadino che si è comportato bene per due tappe su tre, poi la macchina ha avuto dei problemi e quindi la domenica non è riuscito a poi a ripartire. Ha fatto molto bene adesso questa domenica a Castelletto di Branduzzo, la prima volta con un R5 è arrivato settimo assoluto. E poi ci saranno altri ragazzi che sicuramente faranno delle gare spot e non dei singoli programmi, anche perché purtroppo con questa situazione che si sta di nuovo vivendo come un anno fa, ci saranno delle gare che purtroppo saltano e quindi sai, o uno ha i budget e la possibilità di effettuare un programma di un certo tipo come può essere il CIR, dove le gare, tra virgolette, a meno che non ci siano delle situazioni particolari, vengono garantite, sulle gare un po' così dette minori ci potrebbero essere delle difficoltà, quindi bisognerà vedere un po' con il passare dei giorni e delle settimane come si evolverà la situazione, sperando sempre, come già dicevamo un anno fa, che la cosa finisca un po' in fretta, anche se insomma, bisogna Esatto, sopportarla. per Ass forza. assolutamente sì, immagino che sia ancora più difficile gestire e organizzare tutto quanto, è un lavoro già impegnativo, lo fate con tanta Ma sì, passione. vedi, noi per esempio avevamo tre macchine iscritte al Vigneti Monferrini. La gara è saltata e quindi anche lì, cioè prenotazioni, prenoti la macchina, il noleggiatore, gli alberghi, spostamenti che già comunque non sono facili a prescindere, anche in questa situazione, ma anche con tutto già programmato. Se poi dopo 3 giorni prima manca il permesso e sei costretto a rinunciare, magari avevi chiesto il permesso al lavoro, comunque ti eri organizzato per poter correre e arrivi e ti dicono no, non puoi farlo, ovviamente non è che poi dopo la domenica dopo trovi un'altra gara, trovi la macchina libera, trovi il tempo anche perché poi comunque praticamente tutti lavorano e quindi ci sono delle difficoltà oggettive che sono difficili da superare e magari ti sballano tutto perché poi magari per 2 mesi non riesci più a trovare il tempo di andare a correre.
Assolutamente capisco tutte le difficoltà e anche il morale che non è dei più Poi, alti, guarda, chiaramente. stavo proprio parlando oggi a proposito di preiscrizioni, iscrizioni, eccetera. No, sai che bisogna sempre passare dal sito ACI, adesso anche per le gare dei kart, che sono tra virgolette più semplici, più gestibili, cioè devi fare tutta la prenotazione con l'ACI. Poi ti chiedono, allora, chiedono tutta la documentazione possibile e immaginabile. Adesso, da queste gare, per esempio, dei trofeo Easy Kart e Rotax Italia, tra 2 domeniche c'è la prima gara ad Adria, chiedono il tampone vidimato, e quindi non quello che uno si può fare a casa, che compri in farmacia, lo fai e tra virgolette sei a posto. No, ti chiedono la dichiarazione scritta del medico che fa il tampone, quindi devi andare in farmacia, prenotare, fare il tampone nelle 72 ore precedenti all'arrivo in circuito, e quindi immaginati il trambusto che c'è per una gara tra virgolette facile da organizzare e comunque da gestire, perché è una gara di kart in circuito, un po' come rally in circuito, no? Tutto più Chiaro. racchiuso. Quando poi invece uno deve farsi una gara dell'italiano, una gara del mondiale, immaginati il casotto. Infatti io l'anno scorso avrei dovuto correre con mio fratello il Portogallo, saltato, è saltato tutto, e boh, adesso poi vediamo, perché comunque diventa anche proprio uno sbattimento generale, tutta la situazione, il corollario, ecco, perché il Chiaro. piacere di correre c'è sempre, il problema è poi vivere tutto il contorno, che diventa un po' dura. E sai che l'Italia è la patria della burocrazia, se non ci mettono qualche cavillo in più non sono contenti. Cerco di farti tornare Allucinante, Cerco di allucinante. farti tornare il sorriso, l'hai appena detto, quest'anno ci sarà qualche gara con tuo fratello Herbert? Avete qualcosina che Non lo so, vediamo. Io spero, cioè, il mondiale è difficile. Volevamo fare in teoria il Portogallo, ma mi sa che quest'anno sarà di nuovo in crisi. E non lo so. Io spero almeno che facciano la ronde vedovati a fine anno, che l'anno scorso purtroppo è saltata, perché almeno lì vado a farla a tutti i costi. Un po' perché è vicina, perché noi abitiamo a Milano, quindi andare a Monza è una Certo. passeggiata. E un po' perché comunque adesso, dopo la Spagna dell'ottobre 2019, non sono più salito in macchina. E dopo un po' non va bene. Bisogna Assolutamente no. inventare qualcosa. Esatto. Bisogna Assolutamente inventarsi no. qualcosa. Inizia a mancare un po' la terra sotto i piedi, come si suol dire. No, È una roba allucinante. Uno, io faccio finta di non pensare, cioè faccio finta, cerco di non pensarci. Poi la vivo un po' meglio perché ho, per fortuna o per sfortuna, mio figlio che corre nei kart, e quindi l'anno scorso ho supplito alla mancanza delle gare con lui, che nella seconda metà dell'anno, quando hanno poi un po' riaperto, ha ricominciato. Quest'anno iniziamo tra 10 giorni ad Adria, e per quello che ti dicevo la burocrazia, oggi sono stato 2 ore a fare fogli, mica fogli, dichiarazioni, perché poi sai, c'è la Ah, mamma, sì. il papà, che sarei io, che sono concorrente, poi il meccanico, poi... È una roba allucinante, allucinante. Così non ti annoi, hai da No, quello no, fare. sicuro. Allora, abbiamo ancora pochi minuti, però prima di chiudere vorrei fare l'ultima parte della trasmissione, come al solito, come facciamo col pacca solitamente, l'abbiamo intitolata il senza tuta, quindi ci togliamo la tuta e torniamo a parlare con i Io nostri ce l'ho ospiti. però, Tu ce l'hai, tienila, esatto, sì. e soprattutto Perché guarisci sai, e torna si presto. vede solo la parte alta, sotto sono in tuta. È giusto così, io le faccio in pigiama direttamente, quindi da casa si può fare quello che si vuole, la parte che non si vede si può tenere come si vuole. Allora, dicevo, il senza tuta, cerchiamo di conoscere meglio anche le persone, insomma, oltre al pilota. Torno da Davide, chiaramente la carriera è brevissima, perché come dicevamo all'inizio è una classe 2001, però la domanda è quella lì, com'è che ti sei avvicinato, immagino, grazie a tuo papà Paolo, come ti sei avvicinato al mondo dell'automobilismo e proprio perché al mondo del rally? Colpa di papà. No, dai, mi ha Bella colpa allora, veramente dai. fatto. Bellissima colpa. No, l'ho seguito fino da quando ero piccolo, che correva con mia zia, la sorella di mio papà. Poi ha corso con mia mamma e tutti gli altri navigatori che sono andati ad andare avanti. E quindi è iniziato da lui e poi a 16 anni ho iniziato a correre in pista io, perché non avendo la patente era l'unico modo per allenarmi ed è stata un'esperienza bellissima.
C'è un aneddoto che ti ricordi con particolare piacere di questa, di questi pochi anni, chiaramente di questa breve carriera? Qualcosa che ci vuoi raccontare? Sì, è stato al Monterelli Show, che quando sono partito nella prima prova sono entrato in prova, ho trovato un pubblico che mi ha fatto veramente tanta tanta emozione. Sono andato pure più piano perché dall'emozione... Era per salutarli tutti, così riuscivi a salutarli tutti, per quello che sei andato più piano. Giusto, giusto. Allora, siamo quasi in chiusura, la stessa domanda la voglio fare a Andrea. Andrea ha qualche anno in più da raccontare, purtroppo i minuti che abbiamo a disposizione non sono molti, però ti chiedo di raccontarci appunto un po' come ti sei avvicinato al mondo dell'automobilismo e magari i momenti salienti, insomma, le cose che ti ricordi con più piacere della tua carriera. Ma io devo un po' dare la colpa alla compagnia di amici di mio fratello, che erano più grandi di me e mi portavano da bambino a vedere le prime gare. Io in realtà vivo a Genova, ma in realtà sono piemontese, quindi per me vedere il Rally del Tartufo di Casale Monferrato era proprio, insomma, il mio pane. Ed è una, forse, non so, fin da bambino mi ricordo sempre che ho sempre avuto il fascino del navigatore, quindi già da fuori vedevo sempre il ruolo del navigatore con particolare interesse. E quando è stato poi ora di iniziare, quando ho preso la patente poi a 18 anni, non ho avuto dubbi su fare un primo corso da navigatore presso una scuderia di Torino, e da lì poi ho iniziato, ecco. E una cosa che posso dire è che in questi anni non ho mai avuto la tentazione di prendere il volante tra le mani, forse è un po' questo che mi ha un po', non lo so, salvato cosa, però sto sempre bene al mio posto, ecco, sul sedile. Quindi mai, di destra. Non hai mai corso una gara da pilota, non ci hai mai nemmeno provato? No, non ho mai avuto l'interesse a guidare, ecco. E quindi a parte ho intanto a provare una macchina per il gusto di provarla, ma certo. Magari in qualche parcheggio, ecco. E, però ecco, questa è un po' forse la mia storia racchiusa, e devo dire che in tanti anni di gare, per tanti anni ho corso sulla terra, quindi per 10 anni ho corso sulla terra con Gavino Kart, ho iniziato nel 2005, e dopo 10 anni ritornare poi sull'asfalto mi è sembrato quasi strano, ecco, perché non ero quasi più abituato, è un po' il discorso al contrario che fanno in tanti. Però se posso dire velocemente, sicuramente la gara che più ti porta emozione è il Rally Legend, ecco. Penso che sia una cosa a livello mondiale, penso, inavvicinabile. Abbiamo questa fortuna di avere questa manifestazione che è veramente una chicca, ecco. Lo dicono in tanti, in effetti tanti nostri ospiti, esatto, lo ricordano con tanto piacere. Ahimè, io vi farei parlare ancora tantissimo, però siamo in chiusura, anzi abbiamo già sforato, e quindi chiedo innanzitutto scusa. Siamo già lunghi. Sì, allora chiedo scusa e poi voglio anche ringraziare il nostro regista Maurizio Maglio, grazie Mauri, e scusa se abbiamo un attimo sforato. Prima di chiudere voglio ritornare a ricordarvi i nostri appuntamenti. Chiaramente dal giovedì sera in avanti vi terremo compagnia per tutto il weekend. Qualora non facciate in tempo a vedere Driver TV in diretta, la potete poi seguire sulle nostre pagina Facebook Driver TV e sul canale YouTube, dove vengono poi postate tutte quante le puntate, dove il pacca va a postare tutte quante le puntate. Noi facciamo davvero tanto in bocca al lupo a Davide e Andrea, in bocca al lupo per questa stagione, e ovviamente in bocca al lupo va anche a Roberto per tutta la burocrazia che deve affrontare giorno dopo giorno. Grazie per essere stati con noi a Driver questa sera. Grazie. Grazie a voi ancora, grazie di tutto. Prima di chiudere, pacca, dobbiamo dare una comunicazione importante, perché il sabato sera, esatto, saremo sempre in onda su Sky, ma non più sul 228, che verrà lasciato come canale istituzionale di AC Sport, quindi verrà creato proprio una televisione AC Sport TV, e tutto il palinsesto di MS Motor TV passerà sull'813. Quindi al sabato sera non più sul 228, ma ci potrete vedere sull'813. Perfetto. Sempre dalla piattaforma di Sky. Sempre su Sky, poi chiaramente sulla nostra pagina Facebook andremo tutte le giornate in cui andiamo in onda a postare tutti i vari appuntamenti. Esatto. Grazie pacca, guarisci presto, ti aspetto in studio per la prossima puntata. Vi saluto tutti, grazie.
Grazie ancora, grazie ai nostri ospiti, grazie Mauri, andiamo a chiudere l'appuntamento con Driver TV per la prossima settimana. Buona serata a tutti quanti.